Benvenuti ragazzi, benvenuti al video. Io ti chiedo 5 in questo video in cui parlo della partita di Napoli-Parma, in cui mi adoro una capitale del Parma, ragazzi. Scusate, questo video lo faccio in ritardo, ragazzi, perché quindi sono uscito e quindi ragazzi registrerò adesso il video di Napoli-Parma e domani ragazzi vedrete Sampdoria Genoa. Genoa, scusate. Qui ragazzi ancora non ci siamo, ragazzi, per il Napoli che ancora perde in casa, ragazzi. Questa è la prima di gennaio che Gattuso come nuovo allenatore del Napoli e la fallisce, ragazzi. Quindi primo tempo va a segnare il gol, quindi primo tempo ragazzi va a segnare il gol di 1-0 di cui si mischia, ragazzi, che cos'è il secondo 1-0, ragazzi. Però durante la partita, il primo tempo, il Napoli perde il gol di Lucco di Balì, che esce con infortunio al suo posto e diventa Sebastiano Coperto. Poi ragazzi nel secondo tempo invece cambia la sosta partita e fa segnare Arkadiusz Milik, ragazzi, che c'è la parità. Poi Milik non è servito molto all'ultimo minuto, quasi la prima partita, salvo il gol 2-1 per segnare Gervinho, che ha concesso il gol 2-1, ragazzi. E adesso ragazzi Parma si porta a 3 punti, supera il Napoli, porta al settimo posto e Napoli ottavo posto, ragazzi. E scendiamo in classifica, secondo così Napoli raggiunge la zona di recessione, ragazzi, prima sconfitta per Gattuso, ragazzi, che ora ragazzi la prossima partita il Napoli sarà contro il Sassuolo in casa del Sassuolo, ragazzi, che ci sarà il 22 dicembre, quando ragazzi proprio quando ci sta il mio compleanno, ragazzi. E comunque ragazzi non credo, vediamo un po' la settimana prossima, non vedo come ci riuscirò, ma spero, ma non lo so, quindi vediamo, raga. E quindi ragazzi il Napoli adesso deve tornare solamente a vincere, ragazzi, spero che Gattuso, questa è stata solo la prima di Gattuso. Poi il Napoli ha mangiato moltissime occasioni, però per quella di Insigne, quella di Cercai Con, che forse rinnoverà con il Napoli, ragazzi. Stiamo a vedere anche su questo, non mi è piaciuta questa Napoli, ragazzi, non mi sta molto piacendo in questa stagione, spero che cambierà. Ma speriamo ragazzi, poi il Napoli deve tornare a vincere, vuole che tu se vuoi far tornare il Napoli in Champions, sarà difficile perché ci sono moltissime squadre che quest'anno vogliono lottare per la Champions. E quindi raga, che dire? Quindi ragazzi, stiamo a vedere, il campionato è ancora lungo, mancano ancora tante giornate. E quindi ragazzi, che dire? E quindi ragazzi, che dire? Noi ci vediamo, noi ci vediamo domani con Sampdoria e Genoa e poi ci vediamo domani anche con le altre partite di sera. E quindi ragazzi, vi vedo, questo è tutto. Ciao ciao e buonanotte ragazzi.